Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo video reclutamento per i Nazmi Levengo Galaxy Big Bang. Ormai da un po' di tempo a questa parte faccio reclutamenti ed oggi, come appunto detto nello scorso video, recluterò 10 giocatori che servono, e ne sono sicuro al 100% stavolta, a sbloccare Bailong e Tezcat. Questi 10 giocatori hanno a che fare o hanno in qualche modo influito al Team Zero, che sarebbe poi la squadra fusione tra la squadra di Bailong e la squadra di Tezcat, ovvero la luce sfavillante e la ombra ancestrale. Ad ogni modo ci sono tutti i giocatori di entrambe le squadre che recluterò comunque sia a tempo debito. Oggi vedremo 10 di questi e nel prossimo video recluterò appunto Tezcat e Bailong. Il video uscirà venerdì. Poi nel prossimo video reclutamento recluterò tutto il resto della squadra, che sono più o meno 15 personaggi che rimangono oltre Bailong e Tezcat. Quindi insomma sono un bel po'. Ad ogni modo, dopo aver reclutato anche questi altri 15 giocatori, cercherò dei personaggi un pochino più nascosti che fanno parte di altri prodotti level 5. Però questi sono molti giocatori, quindi il mio sarà un semplice voiceover con le immagini dei giocatori, dove trovarli, quali sfide affrontare, quali topic prendere, quali foto, insomma tutto il necessario come sempre, però con un voiceover. Cominciamo! Il primo giocatore che andremo a reclutare è Flint Charcoal. Comunque sia, tutti quanti questi personaggi che vedete vado dall'alto in basso e quindi insomma recluterò i primi 10 che mi capitano a tiro. La prima cosa che ci serve da fare con Flint Charcoal è di prendere un oggetto, ovvero una macchina per macinare il caffè, una di quelle antiche che si usavano tantissimi anni fa. Si prende dalla squadra Summer Toasters nel distretto dello shopping, dalle immagini vedete anche insomma dove sono, chi sono e come prenderla. È piuttosto facile della partita, sono squadre di livello infimo. Una volta fatto ci servirà una foto, la foto di una chitarra che si trova nella stanza 206 degli appartamenti Windsor, dove appunto abita Arion Sherwind. Andiamo nella stanza, è una chitarra, dovrebbe essere una Gibson, e non mi sbilancio però sul modello, anche se sembra la classica Les Paul, ma non è un video sulle chitarre, quindi andiamo avanti. Ciò che ci serve poi è il topic di un film in uscita. Questo topic si trova nella sala giochi a Inazuma, anche perché è l'unica sala giochi che esiste nel gioco. Inoltre, un secondo topic che ci serve e ultimo requisito per Flint Charcoal è le persone potenti alla palestra della Raymon. E si prende appunto da questo personaggio, ci servirà poi anche più avanti per altri personaggi. E ci è già servito per altri personaggi, insomma è un argomento piuttosto ricorrente. Il secondo personaggio è Cinerius Slate. Per Cinerius ci serve una foto e tre argomenti. La prima è la foto del globo nella cabina 3 dell'Inazuma Express, oppure chiamatelo come volete. Comunque sia, nel treno che ci porta nello spazio c'è un mappamondo e basterà fargli una foto. Il secondo topic che ci serve è Universo Lontano. Si prende nel secondo edificio della Raymon da questo ragazzo, l'abbiamo già preso anche un'altra volta. La stessa cosa per Puzzle Difficile. Si prende vicino ai campi da tennis da questo ragazzino qui. L'ultimo topic che ci serve, non ricordo di preciso il nome, ma si trova vicino agli appartamenti Windsor, lo vedete anche dalle immagini. Ora il terzo personaggio è Ashley Silverwood. Per Ashley ci serve un oggetto che è un cappello alla moda. Si può prendere il cappello alla moda dagli Hat Caps a Inazuma. Battete la squadra finché non vi rilasciano il cappello. Ci serve il topic spiaggia bellissima che abbiamo preso già diverse volte da questo ragazzino nel vicolo vicino alla sala giochi. Il secondo topic è un puzzle difficile che abbiamo appena preso, quindi non serve che ve lo faccia rivedere. Ci serve poi il topic computer all'avanguardia. Si trova sempre in Azuma City, lo vedete anche dalle immagini. Piuttosto semplice direi. Albion Lumina. Albion Lumina è uno di quei personaggi a cui serve un oggetto molto particolare, ovvero una scultura che si chiama Fusione di Luce e Oscurità. Questo oggetto particolare si trova nella route di Celia Hills. Celia Hills si trova allo stadio del Football Frontier, ci possiamo arrivare prendendo un treno.
Prima di poter accedere però alla squadra che ci dà questa scultura, bisogna prima abbattere tutta quanta la fila di sotto. Una volta abbattuta la fila di sotto, riceveremo un oggetto che ci permetterà di affrontare le amichevoli della fila di destra, ma quella in alto. E battiamo anche tutte le squadre della fila di destra in alto. Una volta fatto, riceveremo un pass, che ci permetterà di affrontare le sfide nella route, sempre di Celia, ma a sinistra. Quindi, battete tutte le squadre fino ad arrivare alla penultima. La penultima squadra è l'ombra ancestrale. Battendo l'ombra ancestrale, prima o poi vi darà appunto questa scultura di luce e oscurità. Mi ci sono voluti 5 tentativi, ma non è difficile batterla, anzi, è più facile delle altre squadre che ho dovuto affrontare. Non me lo aspettavo, eppure ho sempre vinto con oltre 6-7 gol di scarto. Loro non me ne hanno mai fatto uno senza usare totem, oltretutto perché in queste sfide non si possono usare totem. Se volete, potete usare gli spiriti guerrieri, ma non ce n'è bisogno perché il loro portiere non ha uno spirito guerriero. Quindi basta che abbiate un tiro piuttosto forte e fate gol sempre. Ci sono rimasto davvero male, è stata davvero facilissima. Comunque andiamo avanti. Come secondo oggetto ci serve un corno per richiami. Si prende dalla squadra Earhorns nella route di Maddie. Maddie si trova nella zona della ruota panoramica di Odaiba. Per affrontare questa sfida, questa Earhorns, bisogna prima affrontare tutte quante le squadre di sopra. Una volta vinta l'ultima partita, ci verrà dato in automatico un pass per la fila di sinistra. Battete tutte quante le squadre della fila di sinistra per ricevere un pass che vi permetterà di affrontare la fila di destra sottostante. La prima squadra della fila di destra sottostante è la Earhorns. Battetela finché non vi rilasciano il corno per richiami. Un altro oggetto che ci serve è la maschera inquietante, anche questa che viene droppata a caso da Visual Kei, che si trovano vicino alla zona delle barche di Odaiba. Visual Kei mi ricorda molto Special Kei, i cereali, che cringe. L'ultimo argomento è il film in uscita, il topic film in uscita che si trova alla sala giochi che abbiamo già preso. Prossimo personaggio è Pincus Mountbatten. Pincus Mountbatten è piuttosto facile da reclutare. Il primo oggetto che ci serve per Pincus è il bonsai che si prende da Enjoy People che si trovano all'ospedale di Odaiba vicino al parcheggio, eccole qui. Poi ci serve una foto del podio della palestra Raymond che si trova nella palestra. Una foto dei materiali da costruzione che si trovano vicino alla torre, che era anche il punto di ritrovo di questi teppistelli. Inoltre, un argomento che abbiamo già visto, persone potenti nella palestra Raymond. Prossimo personaggio è Candido Glow. Serve anche per lui la scultura di luce e oscurità che abbiamo già preso per l'altro personaggio, Albion Lumina. Poi ci servirà la foto della lavagna Raymond nell'edificio ovest al terzo piano, che in realtà è secondo, ma a quanto pare i giapponesi partono col piano terra, per loro è uno, quindi dicono terzo. In realtà è il secondo piano, vedete anche dalle immagini, questa è la lavagna dalla quale prendere la foto. Sempre sullo stesso piano c'è anche la classe dove si fa musica, e si prende anche la foto dello xilofono. Ora ascoltate bene, l'ultimo requisito è un record, ovvero 150 emblemi. Prendere gli emblemi è la cosa più stupida che possa esserci in questo gioco. Ne vinciamo uno ogni squadra che affrontiamo nelle amichevoli. Io sono arrivato a oltre 150 emblemi. Non so quanti ce ne ho, ma ne ho davvero tanti, perché ho affrontato tutte le squadre possibili e immaginabili fino ad ora, quindi non avrete problemi neanche voi se avete affrontato quasi tutte le amichevoli che avete trovato sul vostro percorso. Io ho affrontato tutte quelle di Celia, tutte quelle di Maddie, tutte quelle dell'alieno su Sasanara, il pianeta acquatico, e anche tutte quante quelle del ragazzo in riva al fiume, che ora non mi viene il nome. Affrontate tutte quante le sfide che potete. Poi, una volta fatto, basterà andare sulla lente di ingrandimento, selezionare la terza opzione Play Data, cliccare sulla coroncina e vi aggiornerà il record se l'avete ottenuto. E qui vi faccio anche vedere come è scritto appunto in giapponese per confermare
che abbiate battuto il record o meno. Ora tocca al personaggio Dwight Whitaker. Per Dwight bisogna sempre avere la scultura di luce e oscurità, e va bene, questa ce la siamo tolta dai piedi per il momento perché già ce l'abbiamo. Ci serve poi il manubrio invincibile, che è un nome piuttosto particolare. Si prende dalla squadra di arti marziali, fuori dalla Raimon Budokan, che sarebbe appunto l'area dove si pratica judo e kendo. Quindi fuori da quel luogo c'è questa squadra da sfidare, da cui prendere il manubrio invincibile. Ci serve inoltre la foto dell'attrezzatura nella stanza 203, l'attrezzatura per allenamento, che abbiamo già visto anche in altri video. Fate una foto e siete a posto. L'ultimo requisito è un topic, ovvero le persone potenti. E questo è il terzo personaggio che ce lo chiede? Andiamo avanti. Prossimo personaggio è Dontovius Spectrum. Anche per Dontovius serve scultura di luce e oscurità. E questo oramai è una costante. Una foto di una piccola imbarcazione in riva al fiume. Questa qui. Questa è l'unica imbarcazione piccola vicino alla riva del fiume ed è l'unica appunto alla quale possiamo scattare la foto. Inoltre bisogna salire in cima alla torre Inazuma per scattare una foto di una vista bellissima, la vista dalla torre. Inoltre il topic che ci serve è spazio da vedere. È un nome un po' strano, non ho trovato una traduzione migliore. Comunque sia, si trova da questa ragazzina fuori dall'edificio del club di calcio. Parlate con lei e riceverete l'argomento. Il prossimo personaggio è il nono ed è Chandler Blank. Per Chandler Blank servirà la scultura di luce e oscurità, una foto dell'ultimo gioco uscito nella sala giochi. Più che un ultimo gioco è la copertina dell'ultimo di uno degli ultimi giochi. Comunque sia, è questa qui, scattate la foto e siete a posto. Ci servirà la foto del monumento in pietra che si trova nella terrazza dell'ospedale di Inazuma. Eccolo qui. Come ultimo requisito, la foto di tre palloni colorati allo stadio di Odaiba. L'abbiamo già vista altre volte. Infine, per il decimo e ultimo personaggio per oggi, Cole Ebony. Per Cole Ebony ci servirà la scultura di luce e oscurità. Servirà poi anche la crema solare che si prende dalle Lovely Cats vicino alla ruota di Odaiba. È questa squadra qui. Battetela e ricevete questo oggetto, crema solare. Ci servirà anche il bonsai che si prende dalle Enjoy People che abbiamo già sconfitto per il bonsai appunto che serviva per Pincus. L'ultimo requisito è un topic che si chiama all'aperto. Si prende da questi ragazzini che sono qui sulle gradinate. A questo punto abbiamo tutti quanti i personaggi per poter reclutare Tescat e Bailong. Vi ricordo che non basta avere la loro amico card. Per far sì che Bailong e Tescat appaiano, bisogna anche averli reclutati al 100% in squadra. Solo l'amico card non farà apparire Bailong e Tescat, mi raccomando. Mi pare anche piuttosto logico, altrimenti non farei il video. Sono stati davvero tanti giocatori. Però è tempo di concludere il video e come detto appunto nell'introduzione, nel prossimo video che uscirà venerdì ci saranno Bailong e Tescat. Bene Cugio, questo video termina qui e io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!